In questo video voglio parlare del gioco della seduzione, The Game. The Game è il titolo anche di un libro famoso scritto da Neil Strauss, dove si raccontano le vicissitudini di un gruppo di seduttori, tra cui Mystery, alias Eric von Markovic, che poi diciamo, si è specializzato in una teoria della seduzione dei maschi verso le femmine. Ma cosa significa il gioco della seduzione? La parola gioco può essere utilizzata come tutte le parole e può essere interpretata in modi completamente diversi. Perché gioco potrebbe sembrare, da un certo punto di vista, qualcosa di superficiale. E gioco, come dire, è una cosa poco importante. Quindi contrapposta alle cose importanti. D'altra parte, gioco nell'ambito della seduzione potrebbe voler dire prendere in giro una persona. Sta giocando con te significa ti sta prendendo in giro. Ma come ogni cosa, se esiste il verso, esiste anche l'inverso. Per cui gioco è anche un qualcosa di profondo attraverso cui si impara, si cresce. I bambini imparano e crescono prevalentemente attraverso i giochi. Attraverso i giochi riescono a strutturare quelle che sono le loro abilità, le loro capacità, sicuramente molto più attraverso i giochi che attraverso altre pratiche ritenute più serie. Tra l'altro i giochi divertono e danno spensieratezza. Danno la possibilità di fare delle cose piacevoli, i giochi sono piacevoli. E d'altra parte, il gioco, se può essere visto, diciamo, da un certo punto di vista come una presa in giro, tra virgolette, dall'altro punto di vista, invece, è qualcosa che permette di entrare in profonda sintonia con l'altra persona. Perché proprio appunto le persone, i bambini sempre, quando giocano assieme instaurano un rapporto molto profondo, si conoscono, si comprendono attraverso il gioco. Attraverso il gioco scambiano, come dire, una comunicazione molto profonda, mo si co comunica molto più profondamente attraverso il gioco che ad esempio attraverso, che ne so, un convegno o qualcosa del genere. Quindi, che cos'è il gioco della seduzione? Ma potremmo anche dire che cos'è il gioco della vita. È da un lato la capacità di conoscere se stessi, perché interagendo con gli altri impariamo sicuramente a conoscere noi stessi. Dall'altra parte è la capacità di divertirsi, quindi fare cose piacevoli, vivere le cose con spensieratezza e imparare, diciamo, ad acquisire quello che viene chiamato il distacco dal risultato, perché quando interagiamo, la vera capacità, la vera abilità dei seduttori, delle seduttrici è quella di mantenere il distacco dal risultato, perché più siamo attaccati, bisognosi, necessitiamo di una persona, più è certo che la perderemo, proprio perché manifestiamo inconsapevolmente questo bisogno, questo attaccamento e l'altra persona ci percepisce un'invasione, percepisce un'insicurezza, percepisce anche addirittura alle volte, come dire, proprio un'invasione di campo, una violazione della privacy, tra virgolette. Per cui una gelosia, la gelosia diciamo, è un abbaiare di cani che attira i ladri. Noi cerchiamo, pensiamo che essere gelosi possa essere un deterrente, invece per il tradimento, invece essere gelosi è proprio spesso la causa motivazionale ad essere traditi. Non devi vedere quello, non devi fare questo, non devi fare quell'altro, non devi andare qui, non devi andare là. E se vai vengo anch'io, qua la su giù, si spinge, diciamo, quindi la parte emotiva dell'altra persona a tradirci, per cui invece il gioco ci esula da tutto questo. Poi al gioco, come dire, si può vincere o si può perdere, ma l'importante è giocare, quindi l'importante è giocare al gioco della seduzione, imparare, crescere, migliorarsi, poi si può vincere o si può perdere. È anche tutto sommato poco importante, anche perché comunque di oggetti di desiderio ne possiamo trovare
quanti ne vogliamo, insomma. E invece di crescita personale, di miglioramento personale, ce n'è una sola. E se invece impariamo a giocare, riusciremo sicuramente a coinvolgere, essere molto più coinvolgenti e riusciremo veramente magari a trovare la persona giusta per noi, senza ansie, senza stress, e in modo piacevole, in modo amabile, direi. Le persone amabili sono le persone capaci di farsi amare. Bene, vi do appuntamento al prossimo video, vi invito a seguirmi sul blog http://soluzionevip.com. Ciao a tutti!